L'altra radio. L'altra radio. Bella da ascoltare. La senti questa voce? Chi canta il cuore? La maglia è l'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai. Orgoglio Barese su L'altra radio. Tifosi del Bari, buongiorno, benvenuti ad una nuova puntata di Tanto non capirai, Orgoglio Barese sull'altra radio. Buon lunedì 26 ottobre e un saluto a tutti voi da un arrabbiato e deluso Nicola Lucarelli. E allora, doveva essere la gara del riscatto, è stata invece la gara delle conferme, purtroppo in negativo. Bari che pareggia e annoia contro l'Entella, non è la prima volta, e tifoseria in subbuglio. Prima allo stadio e poi sui social e sui forum. Tantissimi gli argomenti che tratteremo quest'oggi. In primo piano ovviamente la posizione del tecnico Davide Nicola, e chissà se ha cambiato idea su mister Nicola il mio compagno di viaggio Luca Deleteris. Ciao Luca, buongiorno. Ciao Nicola, buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori da un Luca Deleteris incazzato nero. Ah, bene, bene, bene. Ma quest'oggi vogliamo sentire ancora di più la voce di voi tifosi, vogliamo che ci diciate la vostra, e per questo lanciamo una domanda per voi che siete all'ascolto: siete per l'esonero immediato di Nicola o giusto attendere e dar fiducia come sostiene il presidente Paparesta? Diteci la vostra chiamandoci in diretta allo 080 524 0424, ripeto 080 524 0424, oppure inviateci dei messaggi o delle note vocali tramite WhatsApp contattandoci al numero 334 38 37 444, ripeto 334 38 37 444. Sono già arrivati dei messaggi, alcuni da censura che non si possono leggere, quindi vi invito magari a contattarci, però evitando certe paroline. Bene, sono le 7:03, come detto doveva essere la gara del riscatto, è stata invece quella delle conferme negative. Nella mia analisi fatta su orgogliobarese.it sono partito da un dato, però da dei numeri che difficilmente si rivelano inesatti. Per analizzare questo momento non si può che fare riferimento ai dati e agli spettatori presenti al San Nicola. Il Bari in una partita casalinga ha perso ben 3.559 spettatori. Siamo passati infatti dai 20.263 presenti contro il Lanciano ai 16.704 di Bari Entella. Un calo pazzesco che va sottolineato e che diventa pesante se si va poi a considerare come questi 16.000 spettatori hanno concluso la gara di sabato: fischi, bestemmie e tanto, tantissimo malumore. A mio parere è questo il dato più preoccupante per una società come la FC Bari, che basa appunto il suo progetto sui tifosi. Se viene a mancare la fiducia e l'entusiasmo, diventa davvero difficile andare avanti. Se poi ci soffermiamo su quanto non visto in campo, tutto diventa disarmante, perché questo mister e il suo staff stanno svalorizzando quanto fatto in sede di mercato, tra tanti sacrifici della società, perché ricordiamo il Bari ha fatto una campagna acquisti di assoluto livello. Quindi giusto mettere alla gogna mister Nicola, ma ricordiamoci, cosa che nessuno fa, anche di uno staff alle spalle di Nicola che è profumatamente pagato. Diciamo che molte scelte, questi molti tifosi non lo sanno, vengono suggerite dal tattico di Davide Nicola, Emanuele Caciccia. Ma abbiamo subito un amico in linea. Ciao, chi sei? Ciao ragazzi, sono Massimo, buongiorno a voi. Ciao Massimo, benvenuto. Complimenti per la trasmissione, veramente a quest'ora di mattina fa sempre piacere parlare del Bari. Grazie, grazie mille. Volevo, anch'io sono, ho aspettato un po' prima di dare un giudizio su Nicola. Io credo che i tempi siano maturi per un assolutamente per un ricambio in panchina, perché non è da queste 9 partite. Diciamo che Nicola lo vediamo da 40 partite, infatti sabato è stata la sua 40ª partita senza vedere uno straccio di gioco. Ritengo che anche uno che non capisce di calcio, guardando la partita, guardando la squadra del Bari, capisce la distanza fra i reparti, l'abbandono di Maniero da solo in mezzo a 5-6 difensori avversari, e la squadra che gioca praticamente nella nostra metà campo e non nella metà campo degli avversari. Volevo solo farvi notare una cosa che ritengo sia fondamentale. Io ho molte perplessità sulla condizione atletica dei calciatori. Vi dico un episodio che non so se può sembrare a voi, diciamo, fuorviante per questo gruppo,
ma giovedì scorso che a Bari pioveva, il nostro mister ha pensato bene, siccome c'è una pioggerellina, di non far allenare i ragazzi sull'antistadio e sul campo, e sappiamo quanto sia importante l'allenamento del mercoledì e del giovedì, perché di solito si fa la partitella per gli schemi, ma allenare in palestra solo perché pioveva. Io ricordo che con Conte Ventura ho assistito anch'io agli allenamenti sotto la grandine e li faceva lavorare a 360 gradi fino a quando i giocatori non uscivano tremati dal campo d'allenamento. Quindi questo è il sintomo di una, secondo me, approssimazione anche dal punto di vista atletico, e le conseguenze si vedono il sabato sul campo, perché i giocatori sistematicamente perdono tutti i contrasti e arrivano sempre tardi sulle palle. Perfetto. Grazie a voi ragazzi e comunque grazie. Forza Bari. Ciao. Grazie, sempre forza Bari. Grazie Massimo. Beh Luca, l'amico in linea sottolineava questo aspetto, la condizione fisica approssimativa, è un Bari magari poco coraggioso nei contrasti, e ci dava anche questa notizia dell'allenamento svolto in palestra. Tu pensi che sia anche un problema di condizione fisica o solo una questione mentale? Guarda Nicola, il problema è che quando si fanno delle prestazioni come quelle di sabato diviene difficile trovare la causa principale di questo tipo, diciamo, di partite, perché sabato scorso il Bari è entrato, o meglio, non, secondo me non è proprio sceso in campo, perché è vero, questo pur io difendendo sempre il lavoro di mister Nicola, ho sempre detto che comunque non ha mai avuto, ma anche con lo stesso Livorno, un gioco esaltante come, diciamo, spesso accade più o meno con la maggior parte delle squadre di Serie B. Quello che però è venuto a mancare sabato, secondo me, e questa è la cosa preoccupante, è l'applicazione da parte della squadra di quei principi base di cui Nicola ha sempre parlato anche l'anno scorso, e quindi questo credo che l'involuzione sia frutto, diciamo, di questa mancanza da parte della squadra e del tecnico. Bene, c'è un altro amico in linea. Ciao, chi sei? Francesco. Ciao, io Francesco. Sono già intervenuto parecchie volte, ho già detto la mia su Nicola, ma a me la cosa che adesso fa più rabbia non è tanto vedere giocare i Bari, che ormai a malincuore mi sono abituato, sono le dichiarazioni del dopo partita, che sono veramente una presa per i fondelli per tutti noi tifosi baresi, perché dovrebbe avere almeno la faccia di dire che il Bari ha giocato male, perché sentendo dire che anche sabato è soddisfatto la prestazione, che il Bari ha cercato di vincere, guarda, è una cosa proprio inconcepibile. Per quanto riguarda la domanda lanciata inizio trasmissione, se sei d'accordo subito, ma è assolutamente sì, perché noi pensiamo che da sabato a domani sera ci siano dei progressi, quindi cioè, è inutile qua prendersi per i fondelli, cioè, è giusto che il Presidente si assuma la responsabilità di esonerarlo, cioè, non se ne può più, perché non è una questione di posto in classifica, che alla fine potrebbe anche, siamo ancora là, ma il discorso è che non si gioca a pallone, non si gioca proprio, cioè è una cosa emblematica, ma neanche l'ultimo in classifica che era la Ternana gioca, anche il Como gioca meglio a pallone, e questa è la cosa che dà rabbia, non è una questione di classifica, che possiamo anche accettarla, sono solo 5 punti, sono appena 10 partite, ok, ma il discorso non si gioca proprio a pallone, ma non si vede neanche l'inizio di poter giocare a pallone, è questo il discorso. Perfetto, grazie Francesco, continua a seguirci, andiamole a leggere queste dichiarazioni di Davide Nicola che nel dopogara ha detto: quella con l'Entella non è stata una partita brillantissima, come ce ne saranno delle altre, quindi questo è un monito per tutti noi. Gli avversari sono tutti competitivi, non capisco questo malumore, anche se per me la gente resta libera di esprimere la tua opinione. Vedo che siamo quinti con 15 punti, non vedo la ragione di questo malumore. Vedere i volti dei ragazzi che non capivano le contestazioni come se stessero facendo un campionato fallimentare non mi è piaciuto. Dico piuttosto, prendetevela con me. Beh Luca, forse al mister sfugge una cosa fondamentale, i tifosi ce l'hanno con lui, non con i giocatori, o meglio, prima con lui e dopo con i giocatori. Sì, diciamo che comunque il malumore che si respirava sabato era un malumore piuttosto generale, che chiaramente dipende comunque da quelle che sono magari in questo momento le scelte di Nicola. Diciamo che sta venendo un po' adesso a mancare il feeling tra Nicola e la piazza, proprio perché io credo che comunque dopo anche l'annata dell'anno scorso, che è chiaramente difficile
diciamo imputare a mister Nicola, l'annata fallimentare dello scorso anno. Credo che la pazienza sia venuta un po' meno e quindi ci sia chiaramente molta frenesia, molta voglia di raggiungere subito l'obiettivo, e quindi questo chiaramente fa sì che al minimo errore, alla minima prestazione in colore, giustamente i tifosi contestino l'operato del tecnico. Bene, c'è un altro amico in linea. Ciao, chi sei? Sì, buongiorno, sono Peppino. Ciao Peppino, ben ritrovato. Senti, a Luca mi sembra che sta, è il tuo ospite, vero? Come sempre, il mio compagno d'avventura, sì. Come dico. Io a Luca non è che lo voglio dire delle cose che non sono realtà, però dico solo una cosa. Che cosa ne pensa lui che questo allenatore ci sta prendendo per i fondelli da anni, dall'anno scorso? Perché io mi ricordo la partita Bologna-Bari dell'anno scorso, venne in televisione e lui disse che il Bari aveva giocato bene qua e là. Poi diceva il nostro obiettivo è 50 punti e la squadra è andata avanti in questa maniera. Poi le ultime 3 settimane di campionato disse che a playoff, dovevamo andare a playoff. Allora la gente che paga il biglietto, e poi finitela di dire è un uomo, uno che ha un posto di lavoro, che va a lavorare, si deve comportare da uomo. Ma qua lo stiamo difendendo tanto che io pago il biglietto e vado con 2 nipoti, quindi sono 3 biglietti, perché non voglio avere a che fare con nessuno. Pago, vado a sedermi, il solito posto, e siamo una decina di persone. Sabato non sono venuti neanche più gli amici di Molfette, di Giovinazzo, perché dice Pepì, ma che vengo a fare allo stadio? Avvelenarmi la vita? E difatti siamo andati via gli ultimi 20 minuti, non li ho visti. A questo punto che cosa vuole questo signore? Luca, ma noi ce le diamo fiducia, e quando fino alla quindicesima, alla ventesima, poi viene un altro e dice ma la squadra l'ha fatta Nicola, questa squadra non va. Noi stiamo bruciando un giocatore maniero che ha fatto sempre gol. Oggi come oggi, io lo vedo spaesato, lo vedo più ingrossato, non lo so. Come si fa a vedere una squadra? Perfetto. Che poi ti ringrazio molto. Grazie Peppino. Allora Luca, subito una risposta all'ascoltatore. Sì, innanzitutto ringrazio l'ascoltatore Peppino, che ricordo ci ha già chiamato diverse volte. È chiaro che, come diceva lui, adesso sì, è possibile operare un cambio di guida tecnica, però giustamente, come diceva, verrà il prossimo allenatore e dirà no, questa è una squadra fatta da Nicola, io non c'entro niente, e ricominceremo con lo stesso teatrino dell'anno scorso. È per questo che io ancora oggi mi dico contrario al cambio di guida tecnica, perché dal mio punto di vista, nel momento in cui, a parte che diciamo come presupposto di base, c'è da dire che la società ha scelto questo allenatore, quindi sicuramente crede in questo allenatore, nel suo diciamo progetto tattico, quindi è giusto secondo me, quando si sceglie un allenatore, portare a termine la stagione con l'allenatore scelto, chiaramente tranne in casi in cui diventa chiaramente impossibile proseguire. Però ora come ora credo ci siano i presupposti comunque per andare avanti. Certo, il malumore è comprensibile, perché è vero, quei principi di gioco, se gioco lo vogliamo definire, sono venuti assolutamente a mancare nelle ultime 2 partite, quindi diventa Luca, anche però tu così insistendo su questa linea, secondo me qualche nemico te lo fai, già te lo dico, già... lo so ma vorrebbero, ovviamente sto scherzando. Noi ci fermiamo un attimo, do la linea alla regia, torniamo fra poco e vi daremo un'indiscrezione circa il futuro di Davide Nicola. Restate con noi. La Sareco di Mimmo Loisi si rivolge a tutte quelle attività che hanno bisogno di smaltire in discariche autorizzate rottami ferrosi, metallici, vetro, legno, materiali inerti, cartongesso, misto di costruzione e demolizione, ritirando il tutto al vostro domicilio. La Sareco acquista metallo tipo rame, alluminio, piombo, ottone, offrendovi le migliori quotazioni del mercato.
Se state ristrutturando un negozio, un'abitazione o un capannone, Mimmo Loisi vi offre il noleggio temporaneo e gratuito di cassoni scarrabili. Se invece state sostituendo la guaina del terrazzo, Mimmo Loisi ritira la vecchia guaina smaltendola a norma di legge. Chiedete maggiori informazioni contattando direttamente Mimmo Loisi al numero 330-863128, ripeto 330-863128, o visitando il sito sarecoscarl.com. Mimmo Loisi da sempre è amico della gente, è amico dell'ambiente. L'altra radio. L'altra radio. Bella da ascoltare. Bene, torniamo in studio, ci sono già tanti messaggi, ne leggo qualcuno. C'è un ascoltatore che non si firma, che dice: basta ai mister che fanno gli amiconi, questa squadra ha bisogno di un uomo di polso al comando, una figura autoritaria, magari uno sui 50 anni, Novellino De Canio. Poi un altro ascoltatore ci scrive: consiglio Nicola di acquistare il manuale del calcio stampato e pubblicato da mister Sarri e venduto a Napoli, e lo faccia in fretta. Vabbè, anche un po' sarcastici gli amici all'ascolto. Dicevamo, su per quanto riguarda Nicola, allora, difficile che in questo momento il Bari possa esonerare Nicola, quindi al momento è una cosa molto molto difficile. Il Bari al momento non può, anche volendo, permettersi un altro stipendio per un altro mister, ricordiamoci anche per tutto uno staff, cosa che magari molti dimenticano. Probabilmente, se cambio dovrà esserci, e non sarà sicuramente ora, si andrà verso una soluzione interna, e quindi si ipotizza Corrado Urbano, attuale tecnico della Primavera del Bari. Ripeto, queste sono le indiscrezioni in mio possesso. Vediamo se l'ospite in linea conferma queste indiscrezioni che mi sono giunte. Saluto e ringrazio per essere con noi il collega giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Fabrizio Nitti. Ciao Fabrizio. Sì, buongiorno a tutti. Se avete delle domande da fare a Fabrizio Nitti o volete dialogare con noi, potete contattarci o mandarci dei messaggi o note vocali al numero 334-3837-444. Allora Fabrizio, non so se hai sentito quello che ho appena detto circa il futuro di Nicola. Al momento non è a rischio, ma se la situazione non dovesse ribaltarsi, potrebbe essere sostituito dal tecnico della Primavera, Corrado Urbano. Confermi queste indiscrezioni oppure no? Ma io, Nicola, sinceramente non so se Urbano è il candidato numero uno per un'eventuale successione. Potrebbe anche esserlo. Sono fermo a un fatto, alla fiducia dettata da Paparesta nel dopo partita, un gesto, un passo anche obbligato se vogliamo. Mi sembra giusto che il Presidente si sia espresso in quei termini. E comunque nel calcio poi ciò che conta sono i risultati. Allora oggi abbiamo una situazione abbastanza stramba qui a Bari. Ecco, oggi noi abbiamo fatto il titolo Le due facce nel Bari. C'è un Bari che viaggia in zona playoff, ma è un Bari che non piace, un Bari che ai tifosi non soddisfa un po' nessuno il modo di giocare del Bari, e ci troviamo davanti a due partite, a cominciare da quella di domani, che secondo me potranno essere decisive proprio per l'immediato futuro. Fabrizio, ma secondo te è giusto continuare con Nicola oppure no? Domanda secca. Ma è giusto, se si dà conto alla classifica è chiaro che il Bari è lì in posizione di playoff, è a 4 punti dal primo posto, e quindi neanche ci si dovrebbe porre questa domanda se dovessimo stare a vedere soltanto i numeri. Se poi vediamo le notevoli difficoltà che il Bari sta incontrando nell'esprimere il proprio potenziale, e allora qualche domanda è anche lecita farsela, voglio dire, no? Perché è vero che il Bari è una squadra nuova, ma è vero che il Bari comunque ha le possibilità per giocare meglio, per soffrire di meno. Fermo restando che la B è un campionato difficile, che tutti gli avversari sono scomodi, oggettivamente io dal Bari mi sarei aspettato molto di più fino a questo momento. Ciao Fabrizio, buongiorno. Luca Deleteris. Buongiorno. Dopo 9 giornate di campionato, il Bari di Nicola ha gli stessi punti del Bari di Mangia. Insomma, sembra da questo punto di vista non essere cambiato molto in un anno. Ma ecco perché io questo particolare l'ho segnalato nel pezzo di domenica. Noi siamo a 9 partite e 15 punti come con Mangia, ecco perché qui serve un'accelerazione, perché altrimenti se il passo è questo noi non andiamo da nessuna parte, voglio dire. Quindi, considerando che questo Bari mi sembra leggermente più forte di quello che Mangia aveva fra le mani l'anno scorso, ribadisco il concetto, ci saremmo aspettati qualcosa di diverso e di più, sia infatti in fatto di qualità del gioco che anche forse di,
di punti. Bene, vi ricordo che siamo in diretta con Fabrizio Niti della Gazzetta del Mezzogiorno. Fabrizio, torniamo per un attimo al San Nicola. Tu eri in sala stampa, hai ascoltato in diretta le parole di Nicola. Secondo lui i malumori sono ingiustificati e non ne capisce le ragioni, visto che il Bari è quinto, come dicevamo poco fa. Quindi per te, perché i 16.000 del San Nicola hanno fischiato e contestato al termine della gara? Siamo tutti impazziti? Io credo che a volte bisognerebbe dire una parola in meno. È stato fischiato, come il Bari è stato fischiato, così i giornali nel giorno seguente hanno scritto che il Bari ha giocato una partita tra virgolette pessima, voglio dire. Quindi al tifoso, al pubblico, non puoi soltanto dire ho 15 punti e sei bravo, ma non stai offrendo lo spettacolo, non stai offrendo uno scorcio di bel gioco oggettivamente. Il Bari ha sofferto sempre con tutte le squadre in queste 9 giornate di campionato, quindi sinceramente sono sorpreso io dal fatto che Nicola abbia detto sono sorpreso dai fischi del pubblico. E cosa avrebbe dovuto fare il pubblico del San Nicola sabato scorso a fine partita? Fabrizio, avrai visto anche tu il video di Sansone ripreso dalle telecamere di Sky a fine gara. Beh, sembra evidente il malumore del calciatore, che è giunto a Bari un po' come il pezzo pregiato del mercato, ma ora è relegato stabilmente in panchina. Secondo te questo è un malumore circoscritto al solo Sansone o può riguardare anche altri calciatori della rosa? Ma innanzitutto ci sta che un giocatore relegato in panchina per un buon numero di domeniche si sfoghi, voglio dire. Quindi io capisco lo sfogo di Sansone. D'altro canto questo è un giocatore che l'anno scorso ha fatto 7 gol a Bologna nel periodo in cui è stato lì, mi pare da gennaio in poi, ora non ricordo sì, bene. Sì. Ecco, ha trascinato il Bologna in Serie A e quindi Paparesta lo ha preso per far compiere il salto di qualità a questa squadra. Io credo che abbia i numeri per regalare al Bari giocate e gol. Questo è bravo nel calciare dalla distanza, è bravo quando ha la palla fra i piedi, cioè è un giocatore che in Serie B, voglio dire, è un lusso. Magari non troppo dalla distanza, visto che gioca troppo lontano magari non troppo dalla distanza, visto che gioca forse un po' troppo lontano dalla porta. Sì, lo dicevo come caratteristiche tecniche in generale, sì certo. Anche perché quando è stato utilizzato non credo abbia giocato nel proprio ruolo. Niente, io credo che Sansone sia una risorsa importante, non può essere relegato solo a un ruolo di comprimario. Fabrizio, Nicola ha sicuramente le sue colpe, parlavamo però anche di calciatori, tralasciando gli evidenti limiti di gioco. Secondo te i calciatori in queste ultime uscite, comunque dall'inizio della stagione, hanno dato sempre il 100% in campo? Io credo di sì, cioè ai giocatori non può essere rimproverato l'impegno o la voglia di vincere la partita. Io credo che i giocatori abbiano messo tutto l'impegno possibile sotto questo aspetto. È chiaro che poi da gente con numeri seri alle spalle, con tanta esperienza, ci si aspetta anche qualcosa di più, voglio dire, magari una giocata di grande qualità, un'invenzione, ecco, questo dall'individualità devi sempre aspettartela, voglio dire. C'è un fatto poi che io non, per quanto mi riguarda personalmente, io non sono soddisfatto dell'organizzazione tattica generale del Bari, del suo modo di stare in campo, della mentalità che questo Bari ha mostrato fino a questo momento. È un giudizio personale, magari altri la penseranno in maniera diversa. Fabrizio, tornando alla gara di sabato, io ho notato una cosa piuttosto emblematica. Caputo, che giocava nell'Entella, non giocava di spalle alla porta come spesso l'abbiamo visto a Bari, ma era costantemente... Ti interrompo subito, ho capito cosa vuoi dire. Caputo e sembrava un giocatore vero, ecco, vuoi dire questo esattamente, sì. Quando un giocatore come Caputo lo metti in una squadra organizzata, Caputo fa quello che deve fare. Per me è stato il migliore in campo, non solo fra tutti gli attaccanti della partita, è stato il migliore dell'Entella, è stato il migliore della partita, perché non ho mai visto così in difficoltà né Contini né Di Cesare come sabato scorso, voglio dire. Caputo non è una prima punta, a Bari è stato utilizzato da prima punta sia con Torrente nell'anno dei 17 gol che dopo nelle stagioni a seguire. Caputo è un giocatore che in Serie B può starci tranquillamente e in una squadra organizzata non segnerà mai meno di 10-15 gol.
Fabrizio, c'è una domanda per te da un ascoltatore tramite WhatsApp. Ti chiedono: Fabrizio, ma non vi sorge il dubbio che il mister stia prendendo tutti in giro con le sue dichiarazioni? La domanda ce la rivolge Francesco. Senti, io questa cosa non me la sono mai posta. Quando un allenatore decide di prendere in giro, per me non è così, voglio dire, però se un allenatore decide di prendere in giro la stampa, prende in giro un po' i tifosi, io non credo che Nicola stia in questo momento prendendo in giro nessuno. Io credo che Nicola sia estremamente convinto di quello che sta dicendo. Perfetto, perfetto. Io ringrazio Fabrizio Nitti per essere stato con noi. Fabrizio, ti auguro buon lavoro con la Gazzetta del Mezzogiorno, ci aggiorniamo prossimamente. Ciao Fabrizio, alla prossima. Buona giornata, buona giornata. Bene, sono le 7:27, ci avviamo alla conclusione del programma, però prima facciamo un doveroso salto virtuale sul forum di orgogliobarese.it, perché ci sono tanti commenti di utenti abbastanza arrabbiati. Ne leggo qualcuno. C'è Pino 1972 che dice: lo dico da febbraio, Nicola è l'anticalcio, capace di far diventare Brocco pure Messi. Mi dispiace per l'uomo, ma è arrivato il momento di esserlo a 360 gradi. Nicola, dimettiti. Poi c'è un commento un po' diverso dai soliti che si stanno leggendo in questo periodo, di Tarkan, che dice: la squadra al momento mostra un gioco pari allo zero e questa può essere una pecca attribuibile al mister. Ma lo scempio non si ferma qui, poiché alle scarse capacità suscitate si devono aggiungere la totale assenza di volontà ed abnegazione da parte degli atleti che scendono in campo, e questi due fattori non possono essere attribuiti solo al cattivo lavoro svolto dal mister. Poi c'è Gastone Paperone che dice: a qualcuno non viene il dubbio che si ha difficoltà a costruire il gioco, anche perché nessun centrocampista osa la verticalizzazione? Perché nessun attaccante salta l'uomo creando la superiorità? Perché nessun terzino si prende la briga di arrivare sul fondo per crossare e pigramente la butta in mezzo da centrocampo? Beh, ragazzi, se i calciatori non sanno quello che devono fare, non penso che sia colpa loro. Cioè, se Sabelli, cosa veramente bruttissima da vedere per chi segue il calcio, i cross invece di farli dal fondo li fa da centrocampo, ragazzi, che vogliamo da Sabelli? Se non ci sono sovrapposizioni, se non ci sono tagli, non devono essere i calciatori a saperli fare. Sì, certo, che circostanza può essere anche così, se non è il mister che ti spiega come ci devi muovere, come devi attaccare lo spazio, che vogliamo dei calciatori? Io penso, come diceva appunto Fabrizio Nitti, che i calciatori stanno facendo quello che devono. Certo, magari qualcuno un po' meno, qualcuno di più, però non penso che si possano attribuire tantissime colpe, se non magari in partite come quella di Terni, dove lì in effetti i calciatori non hanno dato il massimo. E poi c'è una domanda, penso interessante, di un altro utente che si firma Ngannamar, che dice: Presidente, mi rivolgo a lei, cosa farà quando a gennaio i vari Sansone, Maniero, Boateng, chi per loro, chiederanno o faranno in modo di andare via? Come affrontiamo le altre partite con un organico che spanda quel paese? Perché confuso e scontenti di giocare fuori ruolo, con i risultati che latitano e il pubblico che rumoreggia. Quindi questo è un interrogativo a diretto alla società, al presidente, da parte dei tifosi, che vedono che c'è comunque un malumore tra i tifosi, quindi un malumore, scusate, tra i calciatori, e quindi giustamente pongono la loro attenzione su questo. L'ultimo utente faceva appunto riferimento a questo video di Sansone, ha parlato poco fa. Luca, ma secondo te si è discusso su questo video? Per molti Sansone non ce l'aveva con Nicola, non avrebbe fatto nessun gesto, era solo arrabbiato. Tu come l'hai vista? Sansone ce l'aveva in effetti con Nicola, che sensazione hai avuto? È chiaro che un minimo di delusione c'è anche da parte sua, perché un giocatore come lui, in grado sempre di fare la differenza in qualsiasi squadra in cui è stato, l'abbiamo detto tante volte, al Sassuolo, al Bologna, sempre in Serie B, un giocatore che davvero è in grado di fare la differenza, di spostare gli equilibri, nel momento in cui, diciamo, si vede magari anche imbrigliato in un assetto tattico in cui non riesce a farlo esprimere al meglio, è chiaro che questo generi malumore. Io mi auguro che Sansone possa trovare spazio già magari domani, perché ricordiamo che domani si torna in campo, non so se dire per fortuna o per sfortuna, perché comunque credo che sia un giocatore che in questo momento può, diciamo,
far ripartire il Bari, magari anche con una giocata delle sue. Quindi credo sia giusto in questo momento, vista anche la brillantezza che sta venendo meno in un giocatore come De Luca in queste ultime partite, dare una chance a Sansone, magari supportato proprio da Rosina, che anche nella partita contro l'Entella è stato l'unico probabilmente in grado di creare qualche pericolo alla difesa ligure. Bene, in conclusione di programma è veramente tutto, vi ringrazio per essere stati con noi, saluto e ringrazio Luca delle Tales, ciao domani. Ciao Nicola, domani un saluto a tutti gli amici radioascoltatori. Ricordo che la replica della puntata andrà in onda alle 13:15, mentre in mattinata la stessa puntata verrà caricata su YouTube, sul canale ufficiale dell'Altra Radio. Saluto e ringrazio Fabio Scorcia Energia, mentre io vi do appuntamento a domani puntuali alle ore 7 con Tanto Non Capirai, Orgoglio Barese sull'Altra Radio. Forza Bari e ciao da Nicola Lucarelli. È proprio bello da ascoltare. L'Altra Radio.